Buonasera, siamo ritornati Salve. dopo Pasqua, Pasquetta, il casatiello, Nino, Alex io in realtà Chierana. siamo di indifferenti, siete su www.radiobaiano.it. Indicazione. Ehi, Nino, io ho fatto la puntata anche sabato pomeriggio, tu non c'eri, ovviamente. Ovviamente questo siamo tornati. Cioè, dicevo, è tornata Francesca da sabato. Cioè, vedi, tu ti vuoi già menare avanti, vuoi sempre cazziarmi, però io ti ho fatto questa volta dicendo siamo tornati Ma il programma sono io, tu sei un con la semplice aiutante. formazione originale, cioè quella dove diamo il meglio di noi, cioè in duo, io, Nino Masi e la mia aiutante Francesca Colucci. Non è così? No. Allora, quindi siamo ad una nuova puntata di Radio Indiffè dopo quella di sabato fatta da Francesca, va bene così? Ah, Sei più contenta? sì. Il sabato santo io stavo a casa a non fare niente in realtà, dopo un concerto. E quindi, con chi siamo oggi, Francesca, cara? Con chi siamo? Solitamente presenti tu. Lo so, Francesca, sto presente. Abbiamo qui, finalmente, con noi, il Flamenco Napoligno. Ciao, Italo ciao. Duo. Albano, Italo Duo. Albano. Albano e Romina. Albano e Romina. Ciao! Nino dice finalmente perché li attendeva Da da un po'. Anche settimana, io perché da un paio Francesca mi ha di settimane. tratto in In inganno. inganno facendomi chiedere che settimana scorsa stavano loro qua. Invece, in realtà, tipo, non è che non l'ha da togliere all'ospite la settimana scorsa, però, cioè. Ti dicono una cosa e poi dici, cazzo, mo che, cioè, che è successo? Mi sono cioè, cosa ho fatto una settimana? Cioè, pensavo di avere problemi dopo la festa di E laurea, vabbè, era vuol tutto dire che ti bene. sei preparato ancora meglio per questa intervista. Quindi dopo ci Ovvio. farei vedere tutte queste tue qualità Sì, nascoste. molto nascosta. Allora, cominciamo questa intervista seria, poi Sì. dopo tu passi alle Le tue premesse sono ottime. buffonate. Sì. Devo fare un'intervista seria con due persone che non sono Bravo. serie, capito? Cioè, non so come farai. Questa sera sarà molto divertente. Il motivo che li stavo aspettando era quello, fra. Io Per la mia rubrica. comincio con qualcosa di facile facile. Come vi Come siete ti chiami? No? conosciuti? Quanti anni hai? Innanzitutto presentatevi Sì, ma quanti individualmente. siete? Sì, ma quanti siete? Un Un fiorino. fiorino. Ci presento Ah, come giù, eh? individualmente. Allora, Albano Carrisi, no, no, Gabriel Dario, che devo dire? Sono biondo Così con gli ci occhi siamo. azzurri, alto e magrissimo, con un fisico. Questa è una radio, non è amici, non è Appunto, non mi vedono, ma lo Gabriel e possono io sono sapere. Dario. Gabriel Dario, Dario di Pietro. Si fa la Dario crasi Gabriel Dario di di Pietro. Pietro. Come vi siete conosciuti e come avete Vai, vai. dato vita al progetto? Terza elementare. Compagni di scuola, veramente. Sì. Io frequentavo una scuola privata. Ho cambiato scuola, sono andato alla scuola pubblica. Voleva fare il chiacchiello quell'anno, Ho l'hanno portato nella scuola pubblica. trovato lo zingaro qua a fianco Esatto. che mi ha accolto. Era così, tipo, era portarle. Ed eri ancora più Anche piccolo, io però però eri io mi più sviluppavo largo. molto di più, Cioè, diciamo, in in larghezza. larghezza. Non di spalle, ma di panza. Esatto. E niente, praticamente eravamo compagni di banco in terza elementare. Dopodiché abbiamo finito le elementari. Per E non ci siamo fortuna. schifati, Ci stranamente, siamo non ci siamo schifati, abbiamo fatto le schifati. medie insieme, i Non nostri genitori, contenti, no? io ho Le anche nostre madri in le realtà hanno avuto la brillante idea di iscriverci medie. Al alla corso. sperimentale di musica della nostra scuola media, rovinandoci la vita, perché siamo potuti diventare due professionisti, manager Io d'azienda, sicuro no. invece facciamo media, ora siamo due chitarristi. Quindi con tutte le conseguenze, diciamo, economiche che ne derivano. Tu saresti stato uno zappatore in carriera, Ma io ci sono provato ancora, ma probabilmente. domani andrò a Marlene a comprare la Bravo, zappa. esatto. Ti E niente, abbiamo cominciato a accompagnano. suonare, quindi praticamente in prima media, insieme. E poi abbiamo continuato rispettivamente a studiare, abbiamo fatto il conservatorio, abbiamo un maestro, il maestro Gabriel Dario. Dicevi maestro che Io sono cosa? maestro, tu Dicevi dici. maestro. Niente, abbiamo studiato, lui accademicamente, io privatamente, abbiamo cominciato, privatamente, la passo io. Privatamente. Abbiamo cominciato, diciamo, a avere progetti però sempre paralleli, fin quando poi un paio di anni fa ci è venuta questa voglia, Sansiria. questa ansia di rovinarci Sansiria, l'esistenza facendo musica esatto. complicata. Molto complicato. Abbiamo, diciamo, deciso di mettere insieme questo duo, che appunto poi dentro il Flamenco Napoligno, Guitar Duo. Yeah! E ora. Ah! E niente, L'ho visto là, e era poi il troppo forte la resto. voglia di. Sì, ma infatti pure appena messo questo campanello ho fatto, ora devo fare Oh, così adesso lo questo. devo fare, Questo mio contenuto veramente per rotto la cuffia. E niente, quindi adesso abbiamo fatto questo primo disco. Che comunque è una cosa importante per i musicisti. Io poi avevo tra le mie voglie, tra i miei obiettivi, quello di fare un disco prima dei 30 anni. Io ce l'ho fatta, esatto. No, io, io lui no. no. Io ho già passato E lui è 30 anni, un quindi vecchio di no. merda. Io no, io ne ho 29. L'importante però è esserci riusciti. Io avevo, tra le mie voglie avevo, insomma, volevo fare un disco con gente seria. Non ci sono riuscito. Abbiamo fallito entrambi. Abbiamo fallito È diciamo, il entrambi. fallimento che ci accomuna Esatto. fondamentalmente. No, comunque niente, abbiamo fatto questo disco che comunque ci sta dando parecchie soddisfazioni, sto facendo il musicista, il Sì. disco
importante. Sta facendo il venditore porta a porta. Numerose collaborazioni, cattata lì. Numerose collaborazioni e no, niente, allora ne parleremo più approfonditamente sì. dopo. Io prima di far ascoltare sì. Un primo brano da questo disco, come giusto, vorrei, come giusto che sia, vorrei che tu spiegassi ai nostri ospiti il vero significato sì, di questo campanello. Ebbene sì, è mancato per due puntate, perché Francesca sabato ha fatto la puntata meno male che c'è oggi, che mi sarei sentito male se sì, sapevo che c'era il campanello e non lo potevo sì, suonare in pratica questo campanello sembrerebbe un normale campanello d'albergo scelto invece a tre funzioni. Ah. Allora, la prima funzione è quella che servirà per placare l'ansia che Francesca susciterà nei vostri confronti ogni domanda che farà. Perché adesso sembra tutto, che va tutto bene. Mi sono reso conto che alcune volte anche io metto l'ansia quando faccio le domande. Ma quindi, sì, sì. Quindi anche le mie domande d'oggi potete suonare se vi metto l'ansia. Quindi è un limiter praticamente. Sì, 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 è un limiter. Cioè, chi mette più ansia, quello la settimana prossima non viene in radio. Perfetto. Così funziona tra me e Francesca. La seconda funzione, invece, è una rubrica molto particolare che stasera sarà trash, però incentrata sulle festività di Pasqua, forse. Non si sa ancora, è da decidere. Ah, insomma, nel posto giusto. Sì, sì, trash. Trash è proprio ambiente nostro. E poi la terza funzione è una valvola di sfogo che verrà dopo aver mangiato se fine settimana, ci serve un po' di sfogo e quindi sarà quello la valvola di sfogo. Li vedo curiosi, li vedo no, curiosi. Io volevo dire io c'è fumare, anche un'altra, vai, c'è anche una quarta funzione che non avete pensato, siccome è nero e per la forma che ha sembra proprio Darth Vader, quindi se no la marcia imperiale era la morte. Esatto, ma io non tornavo più a casa. Io tengo la penna USB appresso, la metteremo come sigla della nostra rubrica. No, ah. La marcia imperiale sarebbe stato bellissimo. In versione metal, però la Nino, però solo col campanello. Francia, amica, ma la mente stasera, sì, amico, Francesca, ti ho dato una pessima idea. No, ma poi non riusciamo a concentrarci. Che ne dici di lanciare un brano dei Flamenco Napoletano? Dalla finestra, anche la finestra, mi raccomando. Lanciare il Flamenco. Come solo tu sai fare. Lancia il Flamenco Napoletano. Mi avvicino perché non ci vedo. Allora, che pezzo vogliamo puoi mandare? Puoi anche far scegliere un primo brano ai nostri ospiti. Cari oppure ospiti. Puoi sceglierlo tu. Eh no, fatelo, leggete i titoli, quello che vi incuriosisce di più lo scegliete. Questo è il tuo compito, Nino. Io me lo scarico a parità italiana, è fantastico. Allora, io sono pronto. Vediamo se scegli lo stesso che voglio mandare. Allora, io sto per scegliere la traccia numero 7. Buona scelta. Ok. Ottima scelta. Siamo per ascoltare la traccia numero 7 dell'album dei Flamenco Napoligno Guitar Duo. Non era quello che volevo. Tu che volevi? Io volevo Indifferentemente. Francesca, ce la giochiamo dopo. Bravo. Ce la giochiamo dopo. La traccia si chiama Rumba Reshkuniz. Quindi, cara Francesca, stiamo per ascoltare questo pezzo. Mettilo, invialo. Vai, DJ. Premi play. Thank you.
siamo ritornati, eccoci qui. Abbiamo appena cosa abbiamo appena ascoltato? Dimmelo. No, questo è compito tuo. Abbiamo appena ascoltato un pezzo di Napoligno Kid. È lungo video. Mannaggia il flamenco. Flamenco Napoligno Kid duo. Io mi c'ho un problema, sono un poliglotta. Mi imbroglio con le lingue e faccio guai. Fai un nudo direttamente. Esatto, abbiamo ascoltato Umberish con Nizzi in questo momento. Fresca, ti è piaciuto il pezzo? Tantissimo. Ma cosa comunque era? Posso dire una cosa, era meglio il mio assistente di sabato scorso. Chi c'era sabato scorso? Sabato scorso, devo dire la verità, è venuto un ragazzo che ha accompagnato gli ospiti, si chiama Thomas, ed è stato un ottimo aiutante. È entrato qui e ho detto, ma perché non vieni al posto di Nino per tutto l'anno e mi dai una mano? E lui mi ha detto, per rispetto di questa persona che non conosco, non posso venire. Caro Thomas, se sei in ascolto, per me puoi anche venire settimana prossima che non ci sto, va bene? Vediamo a Thomas settimana prossima, di festa settimana prossima. Cari Gabriele e Dario, allora, voi vi conoscete da troppo tempo. Quindi vi conoscete benissimo. Purtroppo sì. Però secondo me è probabile che ci sia qualcosa che non vi siete ancora detti. Quindi per cementare ancora di più questo vostro rapporto che è già bello solido, io vi faccio questa domanda. Vai, io sono pronto col campanello. aspetta, sono pronto col campanello. Allora, il campanello serve da censura. Sì. La domanda è scomoda, io faccio tin e passiamo alla domanda. Dal punto di vista artistico, non personale, personale sarebbe troppo facile. Quello, quello è il problema. Allora, no. Un po' pregi e difetti l'uno dell'altro. Facciamo notte qua. Ma facciamo prima piano la riga e benzinaccio da fuoco. Sì. Scegliete il pregio più grande e il difetto più insopportabile dell'altro. Si sciolse il flamenco Napoligno. Mamma mia. No, ma non. Allora, il pregio. Cioè, il pregio e il difetto, ok. Ce la può fare, bravo. Sto pensando. Allora, il difetto è che lui è superficiale. Ma non è. Ma è vero. Non è un fatto artistico. È una questione caratteriale, capito? Cioè, quando uno è superficiale di carattere, che è sempre molto a come vengono le cose. Sono frasoni. Esatto. Io su questo sono l'oppo. Per questo per me è un difetto. Magari per lui non è neanche un difetto. Cioè, per molte persone potrebbe non essere un difetto. Cioè. Però per me è un difetto è che io sono l'esatto opposto. Io sono sempre metodico, rompipalle, come non c'è nessuno. Però così mi bruci il mio intervento. Scusami, se non mi sono. Ti ho lanciato l'assist per il mio difetto. E niente. E invece il pregio è. Ma non ce n'è uno, perché se che sono troppi, cioè da troppi anni che ci conosciamo, non riesco a dire un pregio. La pastrina di mamma. Bravo. La pastrina di mamma. Ok, la mamma, quindi il suo pregio. Ottimo. È la mamma. L'ho detta così, è un po' brutto. Ciao Silvana. Abbiamo già messo le mamme in mezzo, siamo qui da 20 minuti. Salutiamo mamma di Pietro. Ciao mamma. No, per quanto riguarda me, vabbè. In realtà mi ha fatto lo spoiler, in realtà. No, vabbè, lui c'è, diciamo, in realtà il suo pregio è anche il suo peggior difetto, nel senso che comunque lui è un tipo molto metodico. Questa cosa è un pregio, perché comunque ti costringe, diciamo, nel caso mio, lui mi inquadro perfettamente, sono un superficialume, ma in tutto, quindi per me i problemi non ci stanno fin quando veramente non ci sono di faccia. Babbo poi per him, poi magari ci sono delle tarantelle incredibili, perché io non mi sono attivato 10 minuti prima, sono fatto questo. Però diciamo invece lui c'ha questo fatto che è molto metodico. Questa cosa in un rapporto a due funziona, perché appunto se uno tira troppo da una parte, diciamo l'altra persona che tira dall'altra parte è ancora meglio. Quindi il suo peggior difetto è, secondo me, che è un rompipalle incredibile. Sì. Il suo miglior pregio è che è un rompipalle incredibile. Nel senso, vero, non voglio fare il paraculo, però così è, perché questo porta a me, ve l'ho detto già in altre interviste, però diciamo così. Sì. Questo porta a me, diciamo, a migliorarmi come musicista, prima che come persona purtroppo a 30 anni non ci sta più speranza. Porta a me a migliorarmi come educatore. Come musicista. Lui comunque fa l'insegnante, quindi fa pratica. Quindi, e poi comunque ci sta il fatto che, per esempio, anche lui è un tipo molto ansioso, io non lo sono, e quindi magari nelle situazioni questo mio modo di essere stempera anche un po' la sua ansia. Allora, io non sono ansioso, io ho la mia ansia che c'ha l'ansia, è diverso. La stessa sostanza dell'ansia. Io sono fatto la stessa sostanza come dell'ansia. Ti capisco. Io vivo ogni giorno, cioè ogni martedì con questa persona. Io ho postato proprio pochi giorni, settimane fa, insomma, ho postato lo stato Facebook che mi rappresenta di più. Ovvero, il corpo umano è fatto del 96% di atomi di idrogeno, ossigeno, carbone, non mi ricordo che cosa, vari elementi,
E invece il mio corpo è del 96% d'ansia, capito? Quindi... no, io posso capirlo, solidarietà. E racconto solamente questa cosa. Abbiamo fatto questo disco che abbiamo ascoltato prima, che è uscito il 9 marzo. Abbiamo fatto questa presentazione a una libreria al Vomero che si chiama Libreria Kerbaker. Oh, quello è stato proprio il giorno dell'ansia. Il giorno della... Che è successo? Senti, il giorno della talpa, il giorno dell'ansia. Sì, sì, infatti. Primo disco, Luca Sid, siamo tutti e due tesissimi. Però, che cosa è successo? A un certo punto lui doveva incominciare la presentazione da solo, in guitar solo. E quindi ho detto, io mi vado un attimo a riscaldare, sono le ultime parole che gli ho preferito quella sera. Perché io a un certo punto stava praticamente, consiglio che questa libreria era un corridoio molto molto bello, consiglio di andarci, e in fondo sulla destra non c'è stivo bagno, ma c'è stivo un'altra sala. E bello e buono, sentivo questa chitarra che era immersa nei libri, e vedevo questo povero Dio, questa anima in pena, distrutto dall'ansia che si esercitava. Anche io stavo naturalmente... abbastanza nervoso, però comunque dovevo gestire anche un poco, diciamo, degli altri fattori, perché per esempio abbiamo avuto la fortuna di essere presentati, introdotti da Giuseppe Fontanella, che vabbè, sono che salutiamo, che Giuseppe. Io non ci ho parlato perché la mia ansia non mi ha permesso di parlare con lui, e quindi a un certo punto l'ho salutato, cioè, a un certo punto che è successo? Che io poi dovevo incominciare, diciamo, dopo lui entravo anche io, ed io entravo su un pezzo che tengo mare, che magari dopo ascolteremo, che è parecchio complicato. Quindi io praticamente sono entrato su quel pezzo completamente freddo, senza riscaldamento, perché dovevo gestire Giuseppe Fontanella, gli invitati che arrivavano, Kist, Killata, e la mia ansia. E la sua ansia. E lui stava là a riscaldarsi come è giusto che sia, perché il musicista questo deve fare. Infatti io non lo sono, e facevo il cazzate. Questo, diciamo, è una cosa. No, ma io stavo riscaldando l'ansia, sì, sì, stavo riscaldando le mani. La sua ansia aveva preso fuoco. Però è stata una scena bellissima, perché tutto invece non riesco a parlare, non riesco a niente. Durante la presentazione c'erano anche delle domande da parte del nostro ufficio stampa, sì, che Maria Rosaria Miscitelli, che salutiamo. Ciao, sono mia. Quindi lei faceva comunque tra un mano e l'altro, faceva presentazione, domande, una sorta di intervista, intervento, eccetera. Praticamente ogni volta che si rivolgeva a me, io la guardavo, sguardo nel vuoto. Può rispondere lui. È strano, perché invece a me succede che ho l'ansia, magari io piango in maniera ridicola. A fine serata io scarico, però a fine serata. Prima ho l'ansia, prima magari di un evento. Mentre quando comincia l'evento sono tranquilla, mi tranquillizzo, e dopo scarico con i pianti liberatori. Sì, sono storie di famosissimi eventi fatti da noi, dove Francesca inizia a... Quanti gruppi mi hanno visto in lacrime? Cioè, in realtà noi siamo famosi. Non per la performance, ma per un fatto fisiologico. Sì, infatti è sempre stato così, a fine dell'evento tutti i gruppi a fianco a Francesca. A consolarmi. Tanta casimma in una chiave. Gente che si interrogava. Il problema di scaricare l'ansia, sai qual è? Che se io scarico l'ansia... c'è il terremoto. ogni scossa è terremoto. La mia ansia, no, scarico per terra. Quella è l'ansia che scarica te. Esatto. Fra, cioè, io non posso scaricare l'ansia. L'ultima cosa. Quelle persone, abbiamo fatto la serata del 7 marzo all'MMB, che era la serata di presentazione del disco. Abbiamo fatto questo showcase e poi la presentazione dell'album. Come fanno i grandi, no? Allora, ecco, è successo. Siamo io, lui e Alfredo, il violinista di Aracuto Zen. Ciao Alfredo, un bacione. Ciao Alfredo, un bacione. Allora, che cosa è successo? Vabbè, lui si stava riscaldando, sa un check, montava il microfono, professionalissimo. Io Alfredo con Long Island in mano, così. A bere. Però quella volta non avevo l'ansia. No, quella volta no. Quella volta no. E poi stavo vicino ad Alfredo, proprio così. Alfredo, la differenza tra noi e lui è questa. Vedi, lui è un musicista, lui si muove in bagone. Così, siamo due arronzoni. Abbiamo tipo bevuto tre Long Island nell'arco di 20 minuti, perché non sapevo, ci scocciavamo di fare seri. E questa è un po' la storia della mia vita, della mia vita insieme a lui. Questa nostra vita insieme. Parliamo invece finalmente di questo disco. Spiegateci un po'. Qual è lo scopo di questo disco e qual è il filo conduttore che lega le tracce? Mi ero dimenticato di schisciare prima, quindi... Hai tirato indietro. Allora, qual è? Esatto. Ve lo buco. No. Ah, ragazzi! È troppo bello, è già bucato. Ve lo buco questo campanello. Comunque, ragazzi, ve lo buco questo pallone. Comunque, ripeti la domanda, ero troppo distratto dal campanello che stavo... Vuoi sapere perché anziché trovarci una donna per la vita, abbiamo deciso di fare un disco di flamenco? E qual è il filo conduttore, il fil rouge? Non è allora, il fatto è che non è che invece di trovarci una donna abbiamo fatto un disco di flamenco, ma perché non troviamo una donna facciamo un disco di flamenco. Esatto. No, comunque il filo conduttore fondamentalmente è un
un'idea geniale, cioè non un'idea geniale, è un'ideuccia che è venuta sapendo che lui è un grandissimo fan di Pino Daniele, proprio sconfinato, eccetera. Stessa cosa vale per me, che io sono invece un fan di tutto il mondo flamenco, Paco de Lucía, altri chitarristi, sono un fan della chitarra, insomma, di un certo tipo. E quindi lui proprio viene da me dicendo: ma perché non proviamo a unire le due cose, a fare una, insomma, un misto, un mashup delle due cose? Che però, per quell'occasione, cioè, nel senso, l'idea gli venne semplicemente perché dovevamo andare a fare una serata in una associazione culturale, la Sabato Rosa, frammenti. Quindi questa, cioè, l'idea era nata perché ci avevamo buscato 20 euro una sera, proprio così era nata quella cosa. Però, qualcosa di cibo, bravo, però siccome ci avevamo faticato veramente tanto, insomma, ci avevamo fatto il mazzo quadrato, giustamente ho detto: ma visto che mi ha fatto tutto questo poco di lavoro, ma perché non svilupparlo e portarlo a un livello più alto, cioè farlo crescere, curarlo meglio, magari un giorno farci, questo ovviamente era anni, due anni fa, farci un disco, insomma, costruire un repertorio in quel modo, eccetera. Quindi si è sviluppata questa cosa nella maniera migliore, perché poi ci siamo trovati bene, abbiamo fatto un sacco, ci siamo divertiti molto, sì. L'ho cazziato molto, siamo appiccicati molto. No, sono uscite delle belle soddisfazioni, questo bisogna dirlo. Sì, assolutamente. No, poi questo ti fa capire che tutte le cose più belle nascono sempre per un'unica ragione: i soldi. Sì. La fama. La cosa bella è che praticamente uno, quando parla di un disco, di un progetto artistico, cerca sempre di mettere sotto la miglior luce possibile. No, non l'abbiamo fatto perché siamo amanti della musica. No. Diciamo, questo amico mio disse: Dario, vuoi fare una cintura veloce? Sì. In che modo? Vuoi fare una serata chitarra e voce? Sì, ma io la voce non la voglio, io odio i cantanti. Allora, detto, facciamo così: questi pezzi napoletani che lui mi aveva chiesto nell'ambito della rassegna di immagini e monumenti del 2013, lui mi disse: devi fare questa serata di canzoni, diciamo, napoletane. No, non era 2013. E che sono passati 4 anni? 2014 forse. Vabbè, comunque là, 3-4 anni e mezzo, ma facciamo una via di mezzo. Comunque, faccio questa serata, la voglio pure fare, ma non voglio portarmi da cantante. Non esiste. Non voglio portarmi. Visto che comunque io, e quindi si portò a me. Giusto. Capelli lunghi ci stava. Capelli lunghi ci stava. A barba, però donna barbuta sempre. Mi è piaciuta. No, beh, alla fine scherzi a parte, colsi pure un po', diciamo, la palla al balzo. Comunque io sempre suonato assieme, però mai in un gruppo. Sempre a casa, cose del genere. Sarà stato un motivo, penso, infatti, io. Però si cambiava meglio, più capelli. No, vabbè, no, e quindi ovviamente, diciamo, il vettore principale sono stati i soldi. Facciamo questa serata. Ok, andiamo a fare questa serata. In realtà, oltre al fatto che comunque la serata piacque, e i pezzi erano molto molto diversi, cioè, nel senso, erano embrionali, sì, erano proprio accompagnamenti, sì, sì. Forse giusto due o tre, tipo Occhi della Mare era molto simile, sì, ma pure è cambiato. Gli altri erano proprio, diciamo, accompagnati, perché alla fine andammo anche un po' con i piedi di piombo, perché naturalmente tu ti affacci su una cosa che non sai fare, allora vai abbastanza tranquillo. Cauto. Naturalmente poi sfruttando la spinta emozionale che poi ti dà una cosa che ti piace, sì. Lui quasi è messo, lui è un profondo conoscitore di flamenco, mentre giocava la PlayStation lui arrangia tutti quanti in braccio. Lui ha sfondato la porta aperta. Esattamente, vai, lavora! Volevo fare, cioè, mancava veramente solo l'occasione per mettermi a fare una cosa. Infatti sì, lui appunto è andato pure in Spagna a studiare, quindi flamenco proprio, quindi diciamo l'ho utilizzato mi sento usato così. Voglio lo psicologo. Parlando appunto di questi due mondi che voi, sì, avete unito, quali sono stati gli ascolti che hanno influenzato questo disco? Vabbè, gli ascolti sono vari, a parte i due perni che sono Pino Daniele e Paco de Lucía, però a me ci sta tutto il panorama della chitarra classica, della chitarra flamenca, ci stanno milioni e milioni di album di quel genere che mi hanno, di artisti che potrei anche fare i nomi, ma non li conosco, li conosco solo io, quindi è inutile. E anche la madre d'oro di questo, sì, sì, ragazzi. Esatto. E quindi, e poi soprattutto per esperienza diretta, di aver visto direttamente come è fatta quella musica, per me è nato un amore proprio folle, quindi non, insomma, mi sono immerso completamente in quel genere, ascoltando di tutto e di più, ed era un perno. Il suo perno poi era chiaramente Pino Daniele, e siccome però anche io avevo una piccola passione per alcune cose di musica napoletana un po' più ricercate, cioè tipo Murolo, cioè un po' più antiche, diciamo, un po' più tradizionali,
tra Murolo, Viviani, eccetera. Allora, giustamente ci siamo anche confrontati su lui, magari sceglieva qualcosa di un po' più moderno perché è appassionato, diciamo, della musica del Napoletan Power più recente. Io ero della musica napoletana, sì, sempre chiaramente da musicista classico. Cercavo un po' di tradizione nella cosa, e quindi è stato un gioco di incastro tra i vari gusti e vari artisti ascoltati, piaciuti. A me gioca pure un po', diciamo, del fatto che io in realtà sono un fan di Primo Daniele, però come chitarrista io vengo dal metal. Io quando ero piccolo suonavo tantissimo metal. Vabbè, ma anche io sono stato metallare. Cioè, sì, sì, però stati metallari io fino ai 23-24 anni suonavo soltanto metal. Sono un appassionato di metal, sì. Pesante. E come sei finito qua? Sono finito qua perché in realtà... Che si cresce. Che si cresce. A un certo punto si cresce. Comunque, anche gli studi che ho fatto, possiamo pure jazz, tra le altre cose. Malissimo e pochissimo. Ho fatto 4 anni buttati. Però qualche cosa, diciamo, l'ho imparato. No. Così quindi diciamo che... prendi l'aspetto strettamente tecnico di quel tipo di musica, perché alla fine il metal, sorto morto, è un tipo di musica molto tecnica. Chi lo sa suonare, nel caso mio. Prendi comunque gli ascolti, gli studi particolari, jazz più, diciamo, tradizionale, Aldi Meola, che è un chitarrista, diciamo, che verso cui io mi interfaccio molto, sì, a cavallo, diciamo, tra i generi. Tra le vere, infatti, che poi... c'è un trio famosissimo di Aldi Meola con Paco De Lucia e John McLaughlin, comunque noi prendiamo molto come ispirazione. È la Bibbia dei chitarristi. Diciamo, la somma della tecnica chitarristica e della concezione musicale. Comunque a me piace molto il virtuosismo dello strumento, virtuosismo che tra le altre cose non ho ancora raggiunto, non lo sto ancora cercando di raggiungere. E quindi l'idea di fare qualcosa, di suonare qualcosa che ti permetta di far sentire comunque che ti piace questa cosa è comunque bella per un musicista, anche perché comunque considera che in molti casi i chitarristi, almeno nella scena musicale napoletana e italiana, possono accompagnare solo esatto. Ma la cosa assurda, ti racconto questo fatto: io venivo dal metal, quindi chitarre elettriche sparate a mille. Io ora sono suonato con Tommaso Primo, che sono, ciao Tommy, e io con Tommaso Primo sono la chitarra acustica e la chitarra classica, e ci sono molte grazie, diciamo, alla dottoressa di Tommaso, mi hanno conosciuto molte persone che ignorano il fatto che io sono la chitarra elettrica. E quindi ed è meglio che continuano ad ignorarla. Io stavo facendo un sound check e io praticamente per l'occasione suonavo la chitarra elettrica, quel live, e incominciai a fare un po' di tamarrate delle mie sulla chitarra elettrica. Fece questo fan di Tommaso Sopra del sound check: Dario, ma posso che la chitarra acustica? Fu tamarro con la chitarra elettrica. Ero io. Perché nessuno lo sa. Cato, in realtà io sono un rockettaro, un metallardo, la chitarra elettrica faceva tantissimo sparare. Però in virtù anche degli impegni lavorativi, chitarra acustica e chitarra classica, nessuno lo sa, questo è una cosa assurda, un po'. Salutiamo anche noi Tommaso Primo e soprattutto salutiamo Giuseppe Spinelli. Ciao Peppe, che è un nostro caro amico, torna a trovarci presto, che da un sacco che non ti vediamo. Grande Peppe. Visto che ne abbiamo parlato, ascoltiamoci questa Ghita in Omar. Vai. E torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con il flamenco napoleño Guitar Duo. È pronto.
è vero, è Lord Casco. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Salutiamo Aniello De Sena che ci ha scritto: ciao, chi parla? Bene. Aniello, siamo ciao. Qui. Ciao, ciao, allora. Salutate Aniello. Ciao, ciao Aniello. Volevo proporti un'offerta della Omnitel. Andavo siamo con i Flamenco Napulegno Guitar Duo. Sì, io volevo fare un piccolo intervento. Allora, cioè, Aniello si aggiunge quindi al fantastico. No, non si aggiunge proprio a niente. Aniello ci sta ascoltando, gli diamo il benvenuto. A uno di, cioè, a un'altra persona, penso che sia la prima volta che ci ascolta, perché è la prima volta che commenta sul nostro post. Sono con lui ad un altro fan di Radio Baiano, volevo okay. dire. E vince un adesivo di Radio Baiano. Beh, bravissimo. Io. Io questo ovviamente dopo vi daremo anche a voi adesivi. A voi no, ci abbiamo pensato un dopo po'. Noi sappiamo chi parla, per cui sì. Per chi ha indovinato la domanda che abbiamo fatto come post, dovremmo fare di questo domanda. Chi è che parla oggi? Ciao, chi parla? Indovina chi? Devo ricordare che oltre sì. alla diretta sul sito www.radiobaiano.it voi potete ascoltarci come il nostro amico Aniello sulla diretta audio di Facebook e potete scrivere un commento lì sotto come ha fatto il nostro caro amico Aniello e vincere un adesivo di Radio Baiano e vincere cioè, un adesivo di Radio, di Radio Aniello e invece le donne possono vincere la mia fantastica maglietta. Ah, voi non avete ancora notato? No, io l'ho notata, non l'ho ancora notata. Io in realtà vorrei fare una puntata apposita su questa maglietta. Non donne possono vincere, le donne possono vincere la mutanda che ho anche stampato solo per donne per ritirare presso casa mia a Napoli a via Cirillo 13 quando volete io sto là comunque vai dopo stage, mamma mia. Ho una domanda per voi. Sono pronto al campanello. Se chi parla? A parte chi parla? Ci siamo di spalle di noi che sta parlando. Ovviamente la vostra risposta sicuramente sarà scontata, però è una domanda che voglio fare perché in molti cioè sento in molti mi hanno detto questo fatto, io lo dico a voi. Secondo voi lo studio accademico e la creatività sono due mondi separati oppure si completano a vicenda? Perché c'è qualcuno che dice però che studio al conservatorio poi è troppo tarato. Chi convince, tu o il campanello? Ok, che rispondi? Prossima domanda. Chi meglio di voi può smentire queste affermazioni? Allora, io sono di questo parere. Questo riprende un po' quella vecchia diatriba, ma tecnica o emozione, ma John Petrucci o David Gilmour. In realtà sono lo stesso lato, cioè sono due lati della stessa medaglia, perché a scanso diciamo di pochissime eccezioni, dove appunto il talento ti porta ad essere veramente, veramente un padre eterno, Jimi Hendrix parla di chitarristi elettrici, Jimi Hendrix, Guthrie Govan, che è uno dei più grandi chitarristi attuali, che comunque si è fatto un mazzo così a studiare a casa. In qualsiasi cosa, in qualsiasi ambito, diciamo, professionale, artistico, lo studio è importante perché lo studio ti permette di avere una, diciamo, un parco attrezzi, una serie di nozioni, di fondamenti che possono essere di ausilio alla propria creatività. Naturalmente, se uno nasce, se uno non ha creatività, lo studio può portare ad essere, diciamo, un mestierante, un professionista, in qualsiasi settore, dico. Per esempio, la differenza tra il sarto e lo stilista qual è? Lo stilista disegna gli abiti, il sarto li confeziona. Però molti stilisti, Coco Chanel per esempio, era anche una sarta, perché il modo migliore, diciamo, secondo me, per affrontare una qualsiasi tipologia di materia è quello sia di avere naturalmente una propensione, una propria spinta, un proprio talento, però che deve essere coadiuvato da uno studio, altrimenti innanzitutto non c'è la possibilità di migliorare, di migliorarsi, di evolversi. Perché appunto prima ho detto io ero un metallaro, io a 20 anni suonavo soltanto metal veloce e cose del genere, non avrei mai pensato che a 29 anni avrei fatto un disco di chitarra flamenca. La cosa questa cosa naturalmente passa attraverso lo studio accademico è, come ogni tipo di studio dipende molto dalla persona, ma questo sia per quanto riguarda il conservatorio che per quanto riguarda l'università. Per esempio se uno fa giurisprudenza e studia soltanto sui libri senza uscire di casa, si troverà per andare a fare il praticantato di avvocatura e prenderà le sonore scoppettate in faccia. Allo stesso modo, se tu vai solamente alle feste e non studi, ti prendi lo stesso, cioè insomma è molto semplice il discorso. In tutto quello che ci sta, diciamo, da fare, bisogna sempre studiare, secondo me. Io lo metto su un altro piano. In realtà non sembrerebbe, ma tutti studiano. In che senso?
I musicisti classici hanno un loro metodo accademico, metodico, particolare per arrivare a quel fine, cioè a fare esecuzioni di musica classica, e quindi con l'intento e con il bagaglio tecnico di avere determinate nozioni e conoscenze per quella determinata cosa. E quindi a loro cosa serve? A loro serve uno studio giornaliero di tecnica, di lettura, eccetera. Non è che in Nirvana questa cosa non la facevano, la facevano in maniera diversa, perché in Nirvana non stavano con lo spartito in mano 12 ore al giorno o a fare le scale 12 ore al giorno, stavano chiusi in un garage a suonare. Il loro studio era l'impatto sonoro, cioè in realtà non era solo estro, perché comunque è una ricerca che tu fai, certo. Quindi dove sembra che non ci sia, in realtà c'è comunque. Cioè, non è che in Nirvana non studiavano. In Nirvana studiavano impatto, studiavano suono, studiavano cazzimma, studiavano rock. Cioè, è l'utilizzo dello studio che è diverso. E quindi il modo poi, per il fine, di affrontare un certo tipo di strumento, di musica, di qualsiasi cosa ci sia. Perché, ti ripeto, è una questione di incanalare un certo tipo di energie in un certo modo. È una cosa molto filosofica. Sì, no? Sì. Però... così come, che ne so, Paco de Lucia stava 12 ore al giorno sullo strumento per fare quella determinata cosa, i Led Zeppelin stavano 12 ore al giorno in sala prove a farsi suoni, distorsioni, a urlare, a sbattersi, a tirare fuori suono dagli strumenti, non tanto la scala di do maggiore, ma fondamentalmente comunque c'era studio dietro, cioè può non sembrare, ma era studio anche quello. Voglio aggiungere una cosa proprio rispetto a quello che hai detto tu. Ho letto un'intervista di Steve Vai, che è un grandissimo chitarrista shred, diciamo il genere virtuosistico del rock, uno dei più grandi a livello di Frank Zappa, quindi insomma un pazzo ci può stare. Che ha fatto un'intervista che è uscita proprio, mi sembra, o ieri o l'altro ieri, in cui diceva: guardate che suonare come Kurt Cobain non è facile. Infatti. Ed è vero. Io in tutta la mia vita non ho mai sentito un gruppo cover di Nirvana che facesse bene Smells Like Teen Spirit. Era la cosa delle corde, della Ernie Ball. Ah, è bravissimo. L'ho visto, era bellissimo. Questo fatto in realtà è serio, perché non so se avete fatto mai caso, su Sky hanno fatto il documentario poco tempo fa dei Nirvana, dove parlava il produttore, che non mi ricordo mai come si chiama, che ora è l'attuale produttore dei Foo Fighters, giustamente per le cose in famiglia. E praticamente che fa sentire nella sua registrazione le tracce isolate di Nevermind. E tu senti praticamente, lui ti fa, mi sembra che faccia sentire Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, diciamo tutti quanti i pezzi più famosi classici, e mette in solo le tracce. Quindi praticamente senti che parte il riff di Smells Like Teen Spirit, lo mette in solo la chitarra. Tu senti quel modo scostumatissimo di suonare una chitarra elettrica, però intanto ti rendi conto che quel tipo di suono tu non lo fai. Cioè, se tu non sei incazzato come Kurt Cobain, se non hai buttato il sangue 10 ore nel garage, perché alla fine loro erano una garage band, la differenza sostanziale tra i gruppi italiani e i gruppi americani è la disponibilità dei garage. Scherzi a parte, così è. È vero. Ma cosa fatto? Non lo dico io. No, è proprio antropologicamente sono studiato questo, perché noi non abbiamo i garage, noi abbiamo i box. I box che costano 100.000 euro. In America invece, in questi grandi quartieri, i villini hanno tutti quanti, le case popolari hanno il garage. E quindi i ragazzini si mettono là tuttora, che lo fanno ancora, 5-6 euro giorno, perché non devono pagare la sala, non devono portare gli strumenti, ce l'hanno già là, si mettono là e suonano. I Foo Fighters hanno fatto una cosa stupenda, hanno organizzato un tour, non mi ricordo quanto tempo fa, un paio d'anni fa, 3 anni fa forse, organizzarono un tour nei garage delle ville dei cristiani qualsiasi. Facevano gli house concert nel garage, perché? Perché siccome, essendo lui il batterista di Nirvana, essendoci all'epoca, come insomma forse ancora oggi per qualcuno, la cultura appunto di mettersi nel garage e suonare, cioè proprio il loro studio, il loro allenamento era quello di stare nel garage e suonare per tirare fuori qualcosa, essendo nati loro da quel movimento, hanno rifatto un tour come quando loro erano appunto pischelli quindicenni e facevano questo la mattina e la sera, e quindi hanno organizzato un tour per tutta l'America nei garage delle case delle persone. La cosa ancora più bella è che Dave Grohl si è fatto nel suo garage lo studio di registrazione, sì, gli ultimi dischi di Foo Fighters, che tra le altre cose suonano in un modo mostruoso, un suono bellissimo. Sono fatti nel suo garage. Naturalmente, se uno in un garage ha
a Miano, a Arena, c'ha una Focusrite 2i2, lui c'ha il banco Niv con cui ha registrato tutto Nevermind, lui se l'è portato dallo studio e nel garage. Quindi naturalmente quello che tu registri in quello studio è, fa molto più paura di tante altre cose. Però loro si chiudono nel garage, tuttora. Un gruppo che ha un fatturato di circa 12 milioni di euro semestrale, quindi di dollari. Mica vizi e figli. Mica cacchi, insomma. Mica cacchi. C'hanno questo, questa, diciamo, questa loro... di avere a che fare. Intanto il nostro amico Aniello De Sena ci dice: ma me lo suonate un pezzo? Se aspetti tra poco suoneranno qualcosa. Però devi aspettare un po', perché Nino freme e deve fare questa rubrica che sicuramente al nostro amico Aniello De Sena piacerà tantissimo. Sì, allora ragazzi, sto avendo il mio... Posso dire che comunque la domanda che ho fatto e la risposta mi sono piaciute molto, è stato un bel approfondimento. Sono un po' piaciuti sulla domanda che hai fatto. Facci una domanda e si dica una risposta. Una carriera su questo. Smontiamo la carriera su questo. Cioè, mi è piaciuta la domanda che ti ho fatto. Non male, ora mi piace la mia rubrica che a te non piace. E quindi c'è... Questa rubrica è orribile. Allora, è arrivata la sigla. Che cosa tratta? C'è una sigla, possiamo mettere una sigla? Però no, c'era. Allora la faccio io. Vai, la sigla è questa. Allora, funziona così. C'è questa rubrica che a Francesca non piace, perché fondamentalmente nasce come rubrica trash. Ah, cioè, e a noi piacerà tantissimo. Ci sono è giusto che io faccia questa domanda, attivamente Francesca non è contenta della cosa. Sono 5 domande. Ok. A queste 5 domande corrisponde un numero. Praticamente voi mi dite il numero 1 e vi dico la domanda inerente al numero 1. Sì. Fin qui ci siamo. Il punto è questo, che è legato alla musica trash. Però Francesca dice: ma perché trash a me non piace? No, do un'alternativa. L'alternativa, io propongo sempre l'alternativa, che è quella più classicheggiante, cioè tipo una scelta più ricercata della musica che a me non piace. Ho detto. E vabbè, però voi volete fare la versione trash o quella là che propone Francesca sempre? Super la trash. Versione trash. Super trash. Ok, va bene, andiamo avanti. Giochi fuori casa, non saremo esperti, ma ci proviamo. Allora, ci sono 5 numeri. Scegliete il primo numero. Vai. Ah, proprio... Ho capito. 3. Ok. Ultimamente, c'è l'ultimo esempio, la domanda numero 3. Per prima, ed è importante. La canzone trash che suonereste in questo caso, visto che ha detto che lui odia cantare. Esatto. Suonereste trash prima e post sesso. Deve essere la stessa. Può essere anche diversa. Può essere anche diversa. Vai, rispondi uno tu. Deve essere su. Allora, prima sicuramente è quella di George Michael, famosissima. Come si chiama? Quella col sassofono. Quella è porno proprio. Sì. Proprio il porno. Quindi quella è la preparazione, capito? L'uomo. Dopo non saprei. Ci devo pensare un attimo. Tra l'altro, Careless Whisper l'ho programmata sulla pagina indifferenti. Si cucca malamente. Io ce li ho. Forse dopo mettere il cobra non è un serpente. Non lo so. Bella accoppiata. Questo è so, donne che siete in ascolto. Io allora, prima del sesso, mettere la 127 Blade of Thunder. Bravo. Giocata facile. Poi cosa farei? Farei in modo da trovare una ragazza fidanzata, diciamo per fare l'uomo di niente, e poi dopo andrei a suonare corno tutto sotto la finestra del fidanzato. Oppure tiene il corno. Si è giocato. Vai, aiuto. Secondo me è una bella. È andata la numero 3, dai un altro numero, veloce. 2. Allora, la canzone, visto che suonereste trash sempre durante la colazione, anche per dar fastidio a qualcuno che sta facendo colazione a fianco a voi, come si chiama? È quella là di... Mo' hai detto, no, Cornutona. Sempre squallor. Squallor, però ci sta... Saluno per una scorza limona e come blu sto cielo cartone. Vabbè, infatti. Ci sta, ci sta, e vai. Io farei A me piace la Nutella. Cattivissimo. A me piace la Nutella, gelato capanna. Poi altro numero, abbiamo fatto 5. La canzone trash che purtroppo vi pentite di aver suonato, vi pentireste di suonare. Questa è difficilissima sta domanda, lo sai. Allora, io ti dico che ho fatto una serata trash ad una festa di compleanno, perché era stato richiesto un repertorio trash
di quelli proprio tremendi, di musica italiana trash. E mi è capitato di suonare veramente una cosa che mi sono pentito, era un pezzo di Loredana Bertè. Non era quello. In Alto Mare. Non mi ricordo, era parecchio tempo fa, mi ricordo che era un pezzo di Loredana Bertè, ma stavo con lo scorno addosso mentre la suonavo. Mette un po' trash in alcuni casi, purtroppo. Cioè, oggigiorno. Allora, io una volta ho suonato il triangolo. Però il problema, sai qual è? Non è tanto il fatto. Anzi, no, ti dirò di più. Io suonavo in un gruppo cover di Jamiroquai. Bellissimo, 9 elementi. Non era tanto il trash, cioè, perché quello non è trash, quella è musica, anzi, culta. Era la platea che l'ho risetato. Perché praticamente, che succedette? Che noi cominciamo a suonare un pezzo di Jamiroquai, eppure è anche abbastanza triste dalle altre cose. Massimo, dobbiamo andare a vita, che cominciano a fare i trenini. E dicevo, ma com'è possibile che stanno facendo i trenini in coppa a Suvizzo che poi ti tagli e birra? Quello per me fu un momento molto trash. E questa è la battuta, cioè, è stata forte. Adesso mi sto piangendo, andiamo con un altro numero. Abbiamo fatto la 3, abbiamo fatto la 2 e la 5. Manca la 1 e la 4. La 1, la 2 o la 3? No, la 1. La 1, la canzone trash che suonereste è un po' difficile ad una persona sotto la doccia. Perché voi sotto la doccia. Ad una persona sotto la doccia. No, scherzo, la canzone trash. Vabbè, che okay, magari sotto la doccia canta. Cantare sotto la doccia. La chitarra in mano sotto la doccia. Ah, ma lui, cioè, mentre siamo sotto la doccia, la suoniamo. Ci penso un attimo, se ce l'hai dire prima tu. Ah, come è brutta, surreale questa brutta. Dei neri per caso. Oddio. Dei neri per caso. Brutta. Ma non è dei neri per caso. No. No, non è neri per caso. Era una cover, è di Canino. Sì. Però la cantavano, loro hanno fatto la cover che è poi la famosa. Io quello mi ricordo. Tutto bene. Ah, sì. Era un loro, sì. Sì, Canino. Non restare sulla porta, entra pure se ti piace. Quella cosa faceva. No, quella è nata, però quella è un no, quella è quando c'è. No, però faceva pure la cover di brutta. Comunque per quello suonerei quello. Bravo. Io non ce l'ho, ma non mi viene in mente. Gabriel passa. Passo. È rimasta l'ultima, che in realtà non è l'ultima, perché c'è una sorpresa. La canzone, quella seria, cioè francese. La canzone trash che suonereste durante un viaggio. La canzone trash solitamente un viaggio. Ma direi. Dammi una lavetta che mi taglio le vene. Torniamo dalla rettore. Io l'ho fatto per la dama a Milano a suonare con un gruppo ed è rock di Damar. Senza compiglie. E adesso. Perché la sorpresa era l'unica domanda seria di questa rubrica, così poi dopo accontentiamo il nostro. Secondo me è pure divertente come rubrica. Infatti, sì. Mi è piaciuto. Francesco, lo vedi? Io devo sviluppare un repertorio di trash. Allora, la domanda seria invece è la seguente: c'è una canzone che prendereste in prestito, / rubereste, ma non nel senso c'è una rapina malarmata? Ok, rubereste da un vostro collega che magari apprezzate, giusto per omaggiarlo, magari con il quale avete già collaborato? Lo so, serve un traduttore quando parla. No, sto pensando. Allora, è chiaro, che mi sono fatto capire, Francesco. Col quale abbiamo già collaborato. Io due, in realtà. No, anche non per forza, comunque già collaborato. Non per forza. Semplicemente per... Allora prendere qualcosa di James Senese. Ci sta. Mi fa impazzire. Io senza toccare i mostri sacri mi ruberei la confessione, la maschera e l'amore vero di Claudio. Mi metto a piangere sulla mamma mia, l'amore vero è veramente una cosa. La confessione è una poesia, l'amore vero è una cosa ancora di più, secondo me. È vero, sono perfettamente d'accordo. Detto questo, sì. Devo dire che prima, dopo aver ascoltato Kitten Umar, abbiamo ascoltato anche Indifferentemente, lo devo dire. Sì. Ora invece ascoltiamo. Nino, cosa scegli? Allora, sto pensando, infatti è difficile comunque ragionare in questo momento, dopo la mia rubrica bellissima, ma ho deciso cosa ascoltiamo. Lo so, basta con questo. Lui ha indicato Gabriel. Stavo facendo finta che non mi avevi indicato. Mi hai rovinato tutto. Allora ne indico un'altra. Allora. No, ma non voglio quella. No. Adesso stiamo per ascoltare Reginella. Che io non ho indicato, no, sì, no, nella Reggi. E dopo, per la gioia del nostro nuovo amico Aniello De Sena, ascolteremo un brano live di Flamenco Napulegno di Tarduo. Yes. Bye.
Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Siamo con i Flamenco Napulegno Guitar Duo, eccoci, che hanno imbracciato i loro strumenti e stanno per suonarci un brano live, come volevano i nostri ascoltatori, che hanno chiesto con fervore questo live. Ed eccoci qua. Ed eccoci cosa qua. Ci pare ascoltare? Un pezzo degli Squalor. No, no, volevo dire... Facciamo una bella versione di Ammurriata Nera. Sì, vai. Vai. Attimo solo, ragazzi, io direi che prego. Prego. Regolare l'intera situazione. E come al solito Nino non è preparato. Perché non riesco a stare davanti a Reflex. Ma io devo... Io sono pronto, cari amici. Ah, ok. Maestro, quando quieres? Quando? Well, fai. Thank you.
Yeah! Minchino! Ma che cazzo? Non posso muovere, sono stato bloccato io la reflex. Come? Sbloccati, sbloccati! Un secondo, con l'arma, cioè con tutta la gamba. Oh, brividi! Grazie! Voglio suonare un altro pezzo! Allora, facciamo suonare! Intanto, secondo me, ci è arrivato un commento, forse dal nostro amico. Ma io facevo schifo! Yata flip pizza. Adesso lo scopriamo insieme. Lo stiamo per scoprire. Live. No. No, è sempre meno sulla un mi piace. Ah no, però è un mi piace di Gianni, di Gianni Barriale, di Gianni. Oh, nostro Giannino. Amico Gianni, dove sta? Dove sta scritto? Ciao Gianni. Ah, c'è il mi piace. Ci ha messo una rete. Se lo potevi lasciare un commento, che ho bagnato. Veramente, lasciaci un commento. Un cuoricino, qualcosa. Ci ha messo un cuoricino come reaction. Scrivici un po'. Parlando di questo disco, invece, voglio sapere dove l'avete registrato e soprattutto chi vi ha aiutato nella realizzazione, tutte le collaborazioni. Allora, l'abbiamo registrato nel mio piccolo studietto, il mio studio, mi sono fatto un nuovo studio a casa, in cameretta mia, e abbiamo fatto tutto lì, di cui mi sono occupato sia della produzione che del missaggio e del master, insomma, tutti i processi meccanici della realizzazione del disco. E ci hanno aiutato molte persone, in realtà ci hanno aiutato veramente tante persone, oltre ai musicisti che hanno partecipato al disco, perché ci sono parecchie collaborazioni musicali, ci sono anche persone che poi ci hanno dato una mano in altri modi, insomma, vari aiuti di vario genere. Quindi tu dici musicisti, io dico gli altri. Allora, un grandissimo grazie innanzitutto, insomma, beh, Alfredo Pumiglia, che è entrato anche nella nostra formazione. Alfredo Pumiglia è il violinista di Araputo Zen, un'altra super formazione romana. Sono romani di Napoli, sono napoletano, non so perché mi è uscito questo romano. Che comunque ci sta supportando anche nel live. Ormai noi siamo un flamenco napoligno trio, praticamente. Quindi questa cosa è fantastica. Poi hanno partecipato Pasquale Benincasa, percussionista bravissimo di Napoli, Araputo Zen anche lui, Giovanni Bloch, Tommaso Primo, chi più ne ha più ne mette, insomma, Fede Marlena anche, insomma, diversi, Giuseppe Spinelli, chitarrista fenomenale, Tommaso Primo, diverse produzioni a Napoli e non soltanto. Poi Gaetano Perrone al flauto, prima abbiamo sentito la rumba disco, Nizzi, c'era un bellissimo flauto, era Gaetano Perrone. Roberto De Rosa, che ha partecipato in Reginella, Roberto De Rosa, classe 89, per essere di Antina Stella, quindi insomma non è esattamente l'ultimo di Sci. Oltre al fatto che poi è un ragazzo con il pane, fantastico. E poi ne ho mancato uno, mi sa. Fammi pensare, Gaetano, Pasquale, Giuseppe, Alfredo. Ne ho mancato uno sicuramente, ti figura di me. Sì, no, sicuro io penso che abbiamo mancato qualcuno. Erano 5. Vabbè, comunque, mi verrà, insomma, spero che mi verrà. Gaetano, dovrebbero essere questi qua. Sì. Ora, poi dopo controlliamo, se dovesse essere, facciamo una pubblica ammenda. E poi vabbè, ringraziamo Antonio Esposito perché ci ha dato una mano nel suo tipo di studio, bellissimo studio che sta in Vergelina, ci ha dato un po' di consulenza per il mastering, che è l'ultima fase, diciamo, della registrazione di un disco. E mi hai bruciato i ringraziamenti, io volevo farlo, vabbè. Scusami. No, vabbè. I ringraziamenti tecnici. I ringraziamenti tecnici, vabbè, vanno sì a Giuseppe Fontanella, che insomma ci ha fatto da padrino al nostro battesimo, appunto ad Antonio Esposito del TP Studio, che ci ha dato consigli e anche aiuti, diciamo, in fase di preparazione della presentazione del disco. Poi ci stanno Gianni Cigliano, che ci ha aiutato nella fase di registrazione, che ci ha fornito degli strumenti, due chitarre, una chitarra classica. Gianluca Rovinello ci ha prestato un UD. Gianluca, amico di vecchia data, ci ha prestato un fantastico UD con cui ho registrato. Poi ho registrato io l'UD. Vabbè, chi altro ci sta da ringraziare? Maradona. San Gennaro, Maradona. San Gennaro, tu lo sai, ti voglio bene, ma la fin de Maradona. No, in questo momento poi questi mi sono venuti in mente. Spero di non perdermene nessun altro. Dobbiamo ringraziare in realtà tutte le persone che hanno già comprato il disco. Sì, comunque vengono a vedere le serate. In realtà noi abbiamo avuto un riscontro che non ci aspettavamo. Sì. Io mi voglio crogiolare di questa cosa. Poi, prima ancora, diciamo, dell'uscita del disco, abbiamo fatto questa serata al Sellar Theory. Ah, Claudio Poli. Claudio Poli ha fatto la grafica del disco. Claudio ha fatto questa grafica. Ci siamo dimenticati una volta, Claudio. Vediamo la presentazione.
Che figura di niente. Sì, la presentazione ringraziamo veramente tutti, pure quelli che non serviva a ringraziare. Ci dimentichiamo di chi ci ha fatto la grafica del disco. Sì, sì. Ringraziamo il panificio che ci ha fatto le pizze. Sì, sì, probabile. Così proprio. Ogni botta. Da comunque facciamo questa serata, ma così, perché avevamo voglia di fare questo concerto. Al Sella Artigli lo facemmo di un mercoledì dicembre, vennero 150 persone. E noi eravamo convinti che non sarebbe venuto neanche la classica siepe che rotola nel deserto. Invece poi andammo a vedere, ci stava una caterva di gente, ma che facciamo? E quello fu molto molto bello. Però c'è l'ansia come fu gestita. Come fu gestita? L'ansia? Quale? Al Sella, no. È casa nostra. Moderata. È un po' come suonare in casa, al Sella, siamo veramente di casa. Quindi non, diciamo ci stava ma non c'era quell'ansia buona, positiva, quella che ti carica. In altri casi siamo stati veramente, ma per esempio dobbiamo suonare venerdì al Bagnoli Jazz Festival, apriamo il Bagnoli Jazz Festival, che è una palcoscenica importante, e là sarà un guaio proprio di notte, che ci sta, io ho visto il cartone di musicisti che suonano, ci sta gente veramente incredibile, bello, però. Molto molto bello. Deve fare infatti che noi siamo onorati, le solite cose che si dicono, in realtà ci stiamo cagando sotto. Diciamo le cose come stanno, sì, uno vuole fare anche il tipo spedo, siamo onorati di aver raccolto questo successo, in realtà ci stiamo cagando sotto. Però che bello! Però è bellissimo questo. Quindi vogliamo l'occasione per salutare Max Puglia, tutto il Bagnoli Power, gli Hermanos, grandissimo trio di chitarristi, con di Battista e Cavaliere. Insomma, abbiamo tanti amici, sì. In realtà abbiamo troppi amici. Andiamo avanti, grazie. Facciamo eliminarle uno, vai via. Bra. Intanto, mentre Nino torna alla sua postazione, perché io voglio sentire un altro brano, vai, vi chiedo, i brani che ci sono nel disco, dietro la scelta di questi brani c'è un ragionamento? E qual è questo ragionamento? Allora, sì, il ragionamento non è... come posso dire? Non è a priori, non è a priori. Nel senso che i brani sono stati scelti non perché volevamo scegliere quei brani, ma provando i vari arrangiamenti da incassare sui brani sono usciti i 10 migliori, e quindi abbiamo scelto i 10 migliori, perché fondamentalmente, ripeto, è stata una scelta non proprio forzata, però... logica, sentendo gli arrangiamenti dei pezzi, come si riusciva a incastrare appunto i due mondi diversi, e quindi direttamente dal risultato siamo andati a... Qual è il brano che vi ha fatto penare di più in fase di registrazione? Io ce l'ho assolutamente. Io ci penso, tu lo dici. Allora, a me in realtà più che in fase di registrazione, il giorno prima, che è Chi te no mare. Perché Chi te no mare è un brano particolarmente complicato, proprio complicato. Diciamo dal punto di vista del mio chitarrismo, perché c'è questo arpeggio che è molto serrato, e io, per chi non sta guardando, io non sono con l'ita ma sono con il plettro, quindi praticamente è un tipo di arpeggio che è molto complicato da fare, perché è un arpeggio costante, non si ferma mai, che prende corde che sono distanti, insomma è bello che cacchie. Allora quando il giorno di registrarlo mi viene praticamente un po' di tremarella, e mi sono, come fanno i musicisti seri, io ho avuto questo piccolo assaggio, mi sono messo 6 ore e mezza a studiarlo col metronomo. Infatti il giorno dopo poi in realtà l'ho registrato molto velocemente, cioè nell'arco di un paio di ore tutta quanta, con il giusto andamento. Sono stato veramente fiero di me, ho pensato, ma capisci che studiando forse migliori, sono i meglio, però poi ho detto... Però non hai applicato. Però poi ho avuto il classico proposito dell'anno nuovo, no? Domani mi ci metto tutti i giorni, vado anche in palestra, però sono chiatto e non so suonare la chitarra. Scherzi a parte, diciamo quello è stato il più complicato. Invece per me è stato paradossalmente quando, perché quando è il brano, diciamo, che abbiamo lasciato noi, un po' più semplice, nel senso che l'abbiamo lasciato un po' più come l'originale, cioè non l'abbiamo trasformato molto nell'arrangiamento. Il problema è stato in fase di registrazione, di missaggio del pezzo, proprio di produzione del pezzo, perché non mi riuscivo a trovare un... noi comunque l'abbiamo fatto sempre a due chitarre, e finché era solo a due chitarre non avevamo molti problemi. Però il disco, siccome è pieno di collaborazioni, di strumenti, è molto vario, quando non riuscivo a trovare una formula adatta, allora l'ho risuonata 200 volte, l'ho riregistrata, non mi piaceva mai niente di quel pezzo, non mi suonava mai niente, e tant'è vero che ho cambiato l'arrangiamento
in fase di stesura del pezzo, proprio di registrazione, perché all'inizio non ci doveva essere le percussioni non ci dovevano essere, e poi ce l'ho messe io perché sono impazzito, cioè a un certo punto non riuscivo a trovare una soluzione per farlo funzionare questo pezzo e ce le ho messe. Stessa cosa vale per i soli di chitarra, non mi piacevano mai, ma perché non so perché ho preso un'insidia su quel pezzo, pigliai proprio un'insidia che non riuscivo a trovare una formula adatta, e quindi l'ho smontato e rimontato. In fase di registrazione ho registrato, poi cancellato, rifatto, poi ho fatto registrare gli altri, poi l'ho smontato e rimontato e ci ho fatto casino. Cosa che ci frega è il fatto che è molto simile all'originale. Mm. Sì, perché proprio perché non è stato trasformato, non aveva un'identità ben precisa. Cioè aveva la sua identità. Cioè aveva l'identità originale fondamentalmente. Questo a me mi ha fregato, cioè, sì. Senso, e mi invece ha fatto quale inghiappare. Di questi è stato più complicato da riarrangiare? Di la verità non lo so, perché sono tutti a parte quando sono tutti molto trasformati rispetto all'originale, quindi hanno avuto una ricerca pesante dietro, cioè lunga e ben studiata. Guarda, dal mio punto di vista indifferente sono Chitano Amare, però in realtà è più che complicato. In realtà il primo arrangiamento è stata un'idea mia, poi lui si è messo e l'ha fatto diventare un pezzo serio, diciamo, mettiamola così. Più che la difficoltà è la voglia, diciamo, di staccarsi completamente, perché alla fine tutti quanti conosciamo Chitano Amare, sentite la versione nostra, fino a quando non entra il tema che canta la linea di voce, nessuno direbbe mai che è Chitano Amare, perché cambia proprio l'armonia. La progressione cambia, ci sono tanti colori, poi un pezzo molto suonato sui bassi. Sì, quella è molto trasformata. Sì. Diciamo, io là ho avuto difficoltà, ma non tanto a farla, perché in realtà mi è venuta di getto a mantenere la mentalità. Perché poi in realtà io feci l'arpeggio, me lo ricordo, e lui ci vedemmo la sera e cominciamo a lavorare un po' sulle cose. Sentendo il brano, ci sono anche degli stacchi molto veloci. Comunque quella è molto molto elaborata. È incominciata abbastanza semplice, poi però ci siamo stati un po' di tempo a farla. Poi pensa che, diciamo, in fase di registrazione lui poi la arrangiò ulteriormente, abbiamo cambiato l'armonia, abbiamo messo delle soluzioni armoniche, ha messo lui, io che non voglio assolutamente attribuire il merito, ha messo delle soluzioni armoniche più ricercate, trasformandola ancora, e penso che Chitano Amare questa, quella più difficile, ma ti ripeto, non complicata, diciamo, elaborata. Forse è quella che ha avuto la gestazione più lunga, sì. Perché è stato il primo pezzo che abbiamo a cui abbiamo messo mano, ed è stato quello che fino alla fine è stato, a parte sempre quando, è stato l'ultimo a essere messo in piedi, nel senso, sì. Di sul disco è stato l'ultimo ad avere è stato chiuso prima di registrarlo per ultimo, sì. Gli altri già avevamo gli arrangiamenti. Invece c'è qualche pezzo che avete dovuto lasciare fuori a malincuore dal disco? Sì, io ho mala femmina, nel senso, perché io, oltre ai brani del disco stiamo lavorando anche ad altri brani, arrangiamenti eccetera, personali dal vivo. E un pezzo che era fondamentalmente già pronto era Mala Femmina, la versione però di sola chitarra di Mala Femmina, l'ho lasciato, non abbiamo neanche pensato di metterlo fondamentalmente, perché c'è già Caruso nel disco, che è in chitarra sola, l'ho fatto io, e quindi mettere un altro pezzo di chitarra sola poi secondo me era ripetitivo, perché nel senso ognuno ha un suo stile, ognuno ha una sua idea ben precisa, ripetere due volte la stessa idea no, magari, siccome comunque appunto era di chitarra sola, prossimamente, insomma, su un prossimo disco ci sarà. Però per ogni disco un pezzo di chitarra sola. Sì. Io un rimpiantino ce l'ho in realtà, che non ci abbiamo mai lavorato in realtà, che ancora. Perché io ancora di chi? Quello di Crescenzo. Dobbiamo fare questo pezzo, però in realtà non siamo stati. Vabbè, ci siamo stati anche poco. Però non siamo stati mai capaci di trovare, diciamo, la cosetta chiave dell'acqua per riarrangiarla. Quello è un pezzo che comunque anche quello è molto caratteristico, c'è una sua armonia. Quindi, diciamo, bisogna avere un attimo quel guizzo un po' più estroso. Non è scudo che lo faremo, diciamo, in futuro. Vediamo, alla fine da ottobre in poi. C'era una stessa, bisogna fare questo disco, quindi comunque ci siamo messi da due o tre mesi, come due animali, ovvio. A fare. Lui molto di più, perché comunque lui l'ha prodotto, lo ha registrato, quindi lui si è dovuto sorbire anche le parti post-registrazione. E io quando finiamo di registrare, comunque quando volevo via a casa a dormire, basta. Immagino sto povero Dio. E invece io alle 4 del mattino poi te lo mi mandava, ascolta questa cosa, ma secondo me le solite cose...
questa letteratura di scatole, infatti l'ho amato, sì, in quel periodo. Vabbè, però io volevo prendermi cura in ogni aspetto, ma di questo, sì, disco, infatti. Quindi cioè, comunque sarebbe andata così in ogni caso. Cioè, anche se avessimo avuto il produttore di Paco De Lucia, io sarei stato chiuso dentro la sala, presente, pure la notte per, sì, sentirlo, sì, aggiustarlo, che veramente c'avevo il proprio bisogno paterno, sì, sì, l'istinto paterno, l'istinto paterno per far nascere questa creatura. Quando abbiamo avuto la prima copia, veramente sembrava una coppia di fatto che aveva adottato. E ci accarezzava. Io tengo la prova, una prova grafica, diciamo, della copertina. Tutto storto, bruttissimo, tutto stropicciato nel cassetto come se fosse il Santo Graal, come se fosse il trattato. Proprio gli occhi dello zio. E Nina, adesso invece cosa ci suonate? Guapparia. Una bella versione di Guapparia che noi abbiamo preso, diciamo, da una versione che faceva Massimo Ranieri. Sì. Guapparia, insomma, è un classico della musica napoletana, resa famosa anche da Tony Tammaro, mo ci vuole, grazie. No. Ricorda? No, scherzi a parte, è una bella versione. E niente, la suoniamo? Penso di sì, aspetta. Okay. Vada. Sono riuscito. Che meraviglia. Bravo. Grazie. Cioè, un conto è ascoltarli sul disco e un'altra cosa è vederli. Così dire quanto sono bravo. Così dire come sono chiaro. Come sono... Esatto. No, perché vedere le vostre mani suonare è ipnotizzante.
Meno male. È veramente ipnotizzante, quindi dovete, guardano le mani, non la faccio. Dovete assolutamente andarli non soltanto a ascoltare il disco, ma proprio andarli a vedere suonare. E potranno farlo presto, perché diciamolo. Perché prossime date live. Allora, il 21 aprile, innanzitutto venerdì. Apriamo il Bagnoli Jazz Fest. Umarò, suoniamo dopo domani. No, tra tre giorni. Umarò, siamo stato io mi aspettavo. Non ero reso conto. Siamo sempre sul pezzo, sia. Come l'amico nostro non si è reso conto che era il weekend di Pasqua. Mamma mia, bene, è una storia che sto per raccontare. Questa la raccontiamo. Comunque, il 21 aprile apriamo. O meglio, non apriamo, siamo la seconda band, diciamo, che si esibisce, perché c'è prima band che apre il concerto vero e proprio. Il Bagnoli Jazz Festival per appunto a Bagnoli, da Minneapolis, la rotonda diciamo di Minneapolis. E quindi con Max Puglia, Germanos e tutti quanti, diciamo, tutta la compagnia del Bagnoli Power. Questo è un appuntamento importantissimo perché è un jazz festival. Quindi comunque la musica al centro sarà centrale. Sarà una situazione ben curata e bella, veramente sofisticata. Infatti già saccamo niente. Saremo io e lui e poi Alfredo il violinista. Dopodiché in realtà stiamo vedendo ancora un po' le date. Vabbè, noi abbiamo una data il 25 maggio a Federal Theory con un altro gruppo che si chiama Guaira Project, un'altra band molto interessante. Faremo questa serata, diciamo, insieme, un set, incominciamo noi o loro, stiamo ancora decidendo, che faremo un set insieme e poi si chiuderà l'altra band. Sì, perché se uno fa la serata insieme, la cosa bella è quella di collaborare. Io stavo cominciando a fare le prove, o meglio, ricominciavo loro perché ero malato. Sono andato malato. E niente, poi stiamo uscendo altre date a giugno, a luglio, stiamo ancora chiudendo. Ottimo. Però diciamo questi due appuntamenti, 21 aprile e 22 specialmente aprile, quello di venerdì, è molto, molto, non voglio mettere anzi, però è molto importante. A Denise sta abbondando pure a me, sì, quello è importantissimo, molto molto importante. Prima di chiudere, vorrei che spiegassi, già l'hai spiegato, però espletiamo questa terza funzione. Mettimi il timer, per favore, grazie. Ti metto subito il timer. Allora, sono 11 ore, 22 minuti e 10 secondi che va tutto bene qui in radio, quindi... Tieni il conto di... Potrebbe andare peggio. Potrebbe andare peggio. Allora, cosa devono fare adesso? Adesso è semplice, Gabriele, cioè, proprio funziona, è proprio un amore. Allora, adesso avete un minuto di tempo. A testa o insieme? A testa, eh. Quindi avete due minuti. Ok. Per liberarvi di un peso che avete accumulato fino ad ora. Ok? In generale. Sì, generale. Adesso questo è il momento La valvola di sfogo, il momento di sfogo. È tutto... concesso, sì. Parolacce, qualsiasi cosa, potete anche fare i nomi se odiate qualcuno, potete fare quello che volete. Quindi, quando sarà qui è 24, cioè, un minuto, dopo la per un minuto. Cioè, dovresti parlare per un minuto. Ma anche 3:30 devo fare. Comunque, a partire da ora avete due minuti per dire quello che volete. Vai Francesco. Vai, comincio. Oh, sto dicendo comincio. Vai. Non lo so. No, perché c'ho troppe persone da offendere in questo momento. Ah, allora voglio salutare quei pesci a brodo degli amici nostri delle isole minori settime. Ah, pesci a brodo che non sono altro. Grandi pesci, non grandi sono pesci altro. A brodo. Questa è un bella regola. Esatto. E... vai tu. Posso dire anche le male parole. Mi sono rotto il cazzo di suonare la chitarra acustica. No, non ce la faccio più, voglio suonare la chitarra elettrica. Qua stavo dicendo mi sono rotto il cazzo di sentirti suonare la chitarra acustica. Ci troviamo perfettamente da qui. Non lo sopporto più, voglio suonare la chitarra elettrica con un cofone di amplificatori, perché non ce la faccio più. Veramente, una rottura di palle. Però mi piace suonarla, tutto con Tommaso prima, c'è tantissimo. Non scherzo a fare, proprio una lisciata. Odio suonare la chitarra acustica, voglio suonare la chitarra elettrica. Basta. Vabbè, abbiamo sfogato. Faccio prima del tempo, faccio una battuta di record. Ma sì, in realtà siamo abbastanza in pace con noi stessi. Perché questo fatto delle isole minori settime? Lo sapevo! Quanto tempo c'è a disposizione? Allora, devi sapere che, vabbè, a parte... Aspetta, faccio sottofondo. No, io lo farei uno triste. No, non è vero, non è vero. No, invece andava bene. Allora, devi sapere che è stato... Vabbè, questo gruppo, Isole Minori Settime, sono un gruppo di tre cantautori fondamentalmente, che sono amici nostri, diciamo, non proprio di vecchissima data, ma da un po' di tempo. Ma chissà. Vabbè, sì, sono tre scemo, però... No, comunque, vabbè, sono tre amici nostri. Capitò...
cos'era? Quanto tempo 6 gennaio. Fa? 6 gennaio, capitò che noi dovevamo fare una serata in un posto all'Archeobar, al centro storico, e loro dovevano, nella stessa sera, dovevano suonare al MMB. E quindi che cosa successe? Per gioco partì su Facebook uno sfottò tra di noi, dove ognuno diceva all'altro: non andate a vedere la loro serata, venite alla nostra. Però postando l'evento della nostra serata, cioè loro, non mi ricordo se come hanno cominciato loro, hanno cominciato tu. Esatto. Hanno cominciato loro. Dario ha postato l'evento della loro serata dicendo: non andate alla loro serata. E loro hanno risposto a tono. Questa cosa è degenerata completamente. No, ma al mio arrivo, perché io non c'ero. Loro si erano contenuti prima che arrivassi io, perché giocavano solo con questo palleggio. Invece sono arrivato io ed è successo il degrado, perché ho cominciato a sconnettere malamente e ho cominciato tipo a fare fotomontaggi, citazioni di persone famose che li offendevano. Ho tipo preso mi ricordo di aver preso l'immagine del cartello dell'isola ecologica, e invece di, è scritto isola ecologica minore settima. Quindi cioè, è cominciato uno sfotto pesantissimo, sì. Che però ci ha fatto morire dalle risate. Loro pure rispondevano tipo con fotomontaggi, video in sala prove in cui facevano il ciclone, ci hanno preso. No, ma la bellissima, il fatto di, cioè, ma fu una battaglia mediatica serratissima, ma poi trovo tipo una di giorni, una buona settimana. Ogni giorno ci sfottevamo in una maniera pesantissima, e comunque così l'acqua, cioè fondamentalmente apparia. Questa cosa, tra oltre al fatto che vabbè noi ci divertimmo come pazzi, risultò in realtà una, a nostra insaputa, una tecnica vincente di pubblicità. Perché tutte le persone che transitavano su Facebook tra le nostre e le loro bacheche guardavano questa battaglia e si pisciavano sotto alle risate. E stavano lì ogni giorno a vedere cosa postavamo, come li offendevamo, come ci offendevamo. Ma dove state? Perché magari abbiamo delle vite da condurre ogni tanto, e quindi magari non sei su Facebook e dici e poi dopo la gente chiedeva: ragazzi, ma dove state? Stai insultando. La cosa fantastica fu che la sera poi dopo, alla fine delle due serate, noi ci incontrammo e ci venne l'idea di farci una bellissima foto insieme, e ci facemmo questa foto a Piazza Dante tutti insieme. Il giorno dopo l'idea fu che la foto fu ritoccata e tutti noi avevamo sangue, denti rotti, occhi neri. L'intestazione era abbiamo fatto pace. No, abbiamo chiarito. Tutte le facce baciate. Ma poi la cosa grandiosa, il risultato inaspettato, simpatico, fu che pochi giorni dopo, la bellezza di due locali, non uno, ma due locali, ci contattarono per farci fare una serata insieme. Sì. E loro non l'hanno voluta ancora fare, che noi l'abbiamo. E quando li sapete, sono dei pesci a brodo, perché stanno facendo la vogliono fare. Isole minori settime, che non siete ancora mai venuti a Radio Baiano. Isole minorate settime. No, ma la cosa che cacchio, lui ha detto questo fatto, che praticamente questa trovata, che poi non era una trovata, era un modo per fiscire. In realtà ha avuto un successo clamoroso, tant'è vero, infatti, la serata delle isole andavano tipo 300 persone. Alle MLB erano molte persone, amici nostri, o meglio, amici di Facebook, non amici, insomma, la cerchia allargata, che andarono a vedere loro incuriositi. Noi facevamo andare all'Archeobar e vennero 50 persone. L'Archeobar è un luogo piccolino. Ne entrano 20 di persone. Considera che 50 persone per un duo di chitarra che fanno flamenco. Ma forse anche di più, perché poi quando erano quelle dentro, c'erano gente giù sulle scale. Ma la gente attirata soltanto da questo fatto qua. Quindi entrambe le serate andarono benissimo. Perché ci fu questa. Perché il modo migliore per campare, secondo me, è quello di non prendersi troppo sul serio. Allora, facendo i cazzoni, perdonate il termine, anche se era chiuso il frangente, facendo i cazzoni, la gente si fa coinvolgere, perché il social network adesso è stato di sparate, come sono bello, come... Anzi, il social network adesso funziona più con le cose a sfotto, a ridere, assolutamente, ma poi soprattutto con le cose musicali, le cose di eventi, siamo talmente tanto bombardati di pubblicità, ognuno che vende il proprio prodotto come se fosse il migliore o l'unico prodotto sulla faccia della terra, quando in realtà si dimentica che comunque è stata pure varia, soprattutto poi quando si fa musica. Sì. Quando vai a fare la serata è sia comunque un modo, un tuo test, ma è anche un'esibizione.
comunque il pubblico deve essere impegnato a venire. Se tu fai il casermone, se tu fai il pesaturo, naturalmente lo puoi anche fare, per carità, però se sei un ragazzo, se comunque sei giovane, se hai la fortuna di avere come noi tanti amici che comunque fanno questo di mestiere, sono degli sfrantumati come noi, naturalmente uno mette, diciamo, in opera queste quelle che sono le nostre inclinazioni sfrantumate. A proposito di sfrantumatezza, Cai Flamenco Napulegno Guitar Duo, purtroppo siamo giunti alla chiusura di questa intervista. Ma guarda, calcolando il traffico è meglio che rimaniamo un altro poco. Perché sono le 22.11 e alle 22.30 scattano le due ore di intervista. Ma siamo qua dentro da due ore. Quasi. Wow. Io vi ringrazio per essere venuti. Grazie, e vi invito a chi ci sta ascoltando non solo di ascoltare e di comprare il disco, ma di andarli ad ascoltare live, perché veramente sono ipnotizzanti. Vedete tutto quello che io so la piccola cosa seria che voglio dire. Vai. È che il nostro disco si può trovare in vendita sia presso di noi contattandoci su Facebook. Te l'avrei chiesto fra poco. Ah, scusi, allora aspetto che. Esatto. Allora, prima di chiudere dobbiamo fare le domande che facciamo di solito in chiusura. Spoilerato. Cioè, le domande sono tre. No, le domande sono diventate due, perché quella sulle date live il nostro sono amico due. Dario ce l'ha già, quindi sono due. Vai. Se spoilerò diventa uno. La prima. Si ammazzava poi, cioè, finiva male. La prima, contatti social. La seconda, dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare il disco? La prima, contatti social. Ah, contatti social. Io rispondo alla seconda e tu alla prima? Vai. Allora, noi abbiamo una bellissima pagina di Facebook che è Flamenco Napolegno Guitar Duo. Selezione cerca di Facebook, scrivete Flamenco Napolegno, già usciamo. Ci riconoscete perché il nostro logo è una sirena col ventaglio che balla, con l'abanico. Che vale, è bianco su nero, è partendo per la serie, insomma, di Napoli. Là potete, mettendo un bel mi piace, potete seguire, vedere dei video stupidissimi che facciamo durante le prove, quelle sono fondamentali. E poi, oltre a queste cose che sono le cose veramente serie, ci sono anche le cose meno serie, cioè l'aggiornamento delle date, gli appuntamenti, i link anche al canale di YouTube, insomma. La pagina Facebook, diciamo, è il forum più importante per seguirci. Quindi un bel mi piace, vi prego, un bel mi piace. Mi prego. E invece per quanto riguarda il disco in copia fisica si può trovare sia chiaramente presso di noi contattandoci via Facebook ai concerti, alle serate, sia alcune copie sono in vendita alla libreria Raffaello a via Kerbacher a Gomero, perché il posto dove abbiamo fatto la presentazione abbiamo voluto stringere un accordo con molto piacere reciproco, per cui loro possono venderlo. Il nostro disco, hanno delle copie in vendita al nostro disco. Ottimo. Il disco poi, oltre a questo, si può trovare in streaming, in ascolto su Spotify, Deezer e le varie piattaforme. Tutte le piattaforme. E in più si può trovare in download in acquisto, vendita, diciamo, in acquisto download. Sulle piattaforme di download, cioè tipo Amazon MP3, iTunes, Google Play. Tutte le piattaforme. Ho fatto le cose per bene. Tutte le piattaforme fisiche e digitali. Esattamente. Precisamente. Mentre noi venderemo la copia piratata sulla bangarella. Ma non esiste proprio. Ma guarda, un bello torrent. Non esiste proprio. Allora, io invece voglio dire che la puntata che avete ascoltato in diretta quest'oggi sarà disponibile domani sul nostro canale YouTube, in podcast, nella playlist Indifferenti sul canale YouTube di Radio Baiano. Mentre i video live che Nino ha fatto con tanta pazienza saranno disponibili sempre domani sul nostro canale YouTube della playlist live a Radio Baiano. Perfetto, sta bene. Noi invece settimana prossima non saremo in onda di martedì, perché è il 25 aprile, ma saremo in onda il 24, perché questa anteprima che abbiamo solo noi. Sì, ci siamo. Il 24 abbiamo esce. Sganciato i money questa volta. Non è vero, abbiamo anche noi tanti amici che ci vogliono bene. Il 24 esce il primo disco di quel bravissimo ragazzo di Giacomino Lepuc. Ah, e noi il 24 sera che facciamo? Lo facciamo venire qua. Che bello. Ne abbiamo salutiamo che lo facciamo. Siamo speciali. Salutiamo Giacomino. Ciao.
Quindi lunedì 24 aprile, non martedì 25, per che feste il giorno prima. Ringraziamo ancora il Flamenco Napoleño Guitar Duo per essere stati con noi. Non ballare che poi mi cadi. Ci lasciamo con la nostra sigla. A martedì, anzi a lunedì. Ciao Francesca. Se questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la